Gabriele Costamagna, vicepresidente di Cuneo Volley, si avvicina all'inizio della stagione. Intanto una tappa importante è la presentazione delle maglie e poi questo torneo particolare in via Roma delle giovanili. Che giornata è per voi? Ma è una giornata innanzitutto in cui cerchiamo di coinvolgere la città, cerchiamo di far conoscere alla città il nostro sport e ovviamente quella che è l'inizio della nuova stagione. Abbiamo pensato con Banca Alpi Marittime, che è il nostro main sponsor, di organizzare questa giornata all'interno dell'Energy Zone in Piazza Galimberti, una giornata aperta per l'appunto a tutti quanti, in cui oltre al torneo del settore giovanile, che vedrà coinvolti anche alcuni tifosi e alcuni sponsor, andremo a rivelare quelle che sono le nuove maglie della stagione insieme al nuovo sponsor tecnico, che è Spalding. Nuova maglia che indosseranno a breve i giocatori perché l'inizio della stagione si avvicina. Ecco, come vivete questa marcia di avvicinamento? Insomma, la squadra è pronta, quali sono le aspettative per questa stagione? Beh, allora, la squadra è pronta, si sta allenando molto bene in palestra, Roberto e tutto il suo staff stanno facendo un ottimo lavoro in palestra, i ragazzi si stanno preparando al meglio. La stagione inizierà il 20 ottobre contro San Donà, che sulla carta è una squadra molto forte, candidata a essere nella zona alta della classifica. Noi ci aspettiamo di continuare a lavorare come stiamo lavorando, cercando di fare al meglio un campionato e di essere protagonisti nella prossima Serie 3. Thank you.